Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Horizon Zero Dawn e siamo a un nuovo episodio di questa serie che cominciamo partendo da questo falò, il più vicino, ovvero il più vicino possibile a fine del creatore, dove dovremo andare. Quindi vedete che dovremo fare un bel po' di strada. Credo che taglierò, se succederà qualcosa ve la farò vedere, ma non credo che per strada succederà qualcosa. Come vedete siamo di notte, abbiamo appena completato la missione principale di Derval, che riguardava Derval e Ersa, l'omicidio di Ersa. Vi rimando agli scorsi episodi per vederla. Questa è la missione fine del creatore. Attenzione qua, ci sono dei banditi così per strada incontriamo, è incredibile. Ma se io tipo ne faccio fuori... Maledizione. Attenzione qua alla testa. No, no. No. Ok, forse è il caso di scappare. No, io non posso scappare da una sfida così. Via. Maledizione. Ok, forse è una cosa troppo pericolosa, però ormai non scappo. Ok, ce l'ho fatta. Fatti fuori questi banditi, sarebbe ora più che il caso di andare a trovare delle piantine, perché così non possiamo andare avanti. Tipo queste piantine qua. Ok, direi che mi avvicino il più possibile a fine del creatore, poi ci rivediamo quando siamo là. Ovviamente se succederà qualcosa, come ho già detto, ve la farò vedere senza nessun problema. Richiamo anche la mia macchina per cercare di arrivarci il più in fretta possibile. Quindi ci vediamo là. Fine del creatore, non è molto lontana. Olin ha detto di aver trovato l'immagine della donna che mi somiglia in un dispositivo antico. Se fosse mia madre, perché dovrebbero esserci sue tracce qui? Così lontano dal territorio ancora. Non capisco. Chi è? Si chiama Elizabeth Sobek. Oh, tu mi stavi ancora spiando dal mio focus. Ok, vai avanti. Che cosa sai su di lei? Resta sui tuoi passi e molto presto la conoscerai come me. Forse meglio. Ma ti avviso. Fine del creatore è invaso dalle tizi. Per aiutarti, ti ho lasciato qualcosa di utile fuori dalle rovine. Il tuo focus te lo mostrerà. Ok, attenzione, siamo arrivati a fine del creatore. Vi avrò... Alla fine non credo che avrò tagliato proprio niente. Come fa a sapere tutte queste cose? Elizabeth Sobek ha detto. Che razza di nome è? Qui mi sa che abbiamo scoperto qualcosa di incredibile. Allora, qui intanto c'è un campo di banditi. Io prima voglio vedere questa storia dell'equipaggiamento. Ok, no, alla fine questo campo di banditi io non so se farlo, perché semplicemente è qui per strada, quindi potrei evitare. Però no, dai, io mi farei anche sto campo di banditi, perché a me piacciono in generale questo tipo di sfide. Quindi lo faccio ora. Anche se sono parecchi banditi da far fuori. Ok, forse per non allungare troppo il video ed evitare non fare la storia, io passerei dritto, Non lo faccio per chissà quale motivo, ma solo perché se voglio fare solo la storia. Anche se ci sono passati in mezzo e mi hanno scoperto, quindi corri, corri, corri! Che schivata incredibile! Corri! Spero di... Maledizione! Di trovare l'uscita, perché sennò sono fregato. Via di qui. Ok, ci siamo. In qualche modo sono riuscito a scappare. Mamma mia, non è stato semplice, perché bastava poco per ritrovarmi fregato in una zona che non sapevo, in cui non sapevo come uscirne. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Quindi direi che riprendo il mio percorso e ci rivediamo a fine del creatore. Ok, ci siamo. Siamo a fine del creatore. Ho scoperto anche le rovine antiche. E qui ci dovrebbe essere il famoso equipaggiamento. Dov'è esattamente? Eccolo lì. Vediamo un po'. Proprio dove aveva detto. Lanciacorde. L'arma.
Ne farò buon uso. Perché fai tutto questo? Perché voglio che tu ce la faccia. Buona caccia. A più tardi. Ok, io voglio vedere questo lanciacorde. Intanto abbiamo un'abilità. Cioè possiamo sbloccare un'abilità. Tipo sciacallo è l'unica che a sto punto ci potrebbe servire. Sì, è l'unica da tre, quindi usiamo lo sciacallo. Cioè attiviamo. Maledizione. Tanto se n'è andato questo sconosciuto e continua a parlarci. Dicevo, quest'arma, questo lanciacorde, non comune, mi sa tanto di smerigli, perché il lanciacorde, tipo quello che avevo io, no, allora è lo stesso che avevo già, valore 25, valore 25, è lo stesso identico. Quindi mi sa tanto di smerigli in giro, perché il lanciacorde serve, come avete visto nello scorso episodio, per legare gli smerigli soprattutto, perché loro scappano, quindi è difficile colpirli, soprattutto utilizzando le armi a corto raggio. Attenzione qua, mi aveva detto. Non farti beccare. No, no, mi hanno già scoperto. Mi hanno già scoperto. Via di qui. Allora direi di scappare e tornare qui appena non sanno più dove ci troviamo. Perché, mamma mia, sono venuti fino a qua. È assurdo, no, che ho sbagliato tutto qua. Ho sbagliato tutto. Non so com'è possibile, mi sono fatto beccare alla prima vedetta che c'era lì. Oh mamma mia, pure questo colpo improvviso. Mi stanno inseguendo. Ok, per fortuna ora non più. Però guardate qua, ho sbagliato clamorosamente anche. Facciamo molta attenzione perché qui ho fatto una roba assurda, perché non credevo che lì ci fossero già macchine. Ho lasciato lì la mia macchina, cioè il cornalunghe, che adesso credo che faranno fuori. Forse è per colpa sua che mi hanno beccato, non saprei. Non male come scelta. Ne farò buon uso. Perché fai tutto questo? Perché voglio che tu ce la faccia. Nuovo intanto questo dialogo, perfetto. Buona caccia. A più tardi. Qui, aspetta. Intanto... Maledizione. Abbiamo un'altra possibilità, attenzione. Basta che non ci facciamo beccare da quelle... Ah, intanto guardate lì, il cornalunghe l'hanno fatto fuori, l'hanno distrutto proprio, senza pietà. Incredibile, allora. Quindi molta attenzione perché non dobbiamo fare la fine di prima. Se ci facciamo beccare qui è la fine, perché sono veramente in tanti. Quindi veloce, ok, dentro il cespuglio. Qui che arma abbiamo? La freccia devastante. Facciamo un po' di scorta pure in questi qua. Anche le frecce incendiarie che ci servono. Attenzione qui, colpo silenzioso, vai. E questa l'abbiamo uccisa senza farci beccare da nessuno. Allora, lì abbiamo due banditi. Lì ce n'è uno che passeggia bello tranquillo, quindi... Qualcuno no! Aveva visto questo cadavere. Cadavere? Lì c'è un cadavere? Ah, qui c'è un altro tizio, attenzione. Io direi di... Però non vedo bene la testa, maledizione. Dovrebbe essere qui. Perfetto. Questa è fatta. Attenzione perché questo si avvicina in modo un po' troppo minaccioso. Qualcuno ha massacrato uno di noi. Se io ti prendo così, tipo, ecco, perfetto. Loro non mi beccano, meno male. Ok, anche qui è andata bene. Attenzione per quelli lì perché si stanno avvicinando un po' troppo a noi. Poi che altra gente c'è? Lì vedo due banditi. Poi c'è quello lì che lavora. E dove sono finiti i due là? I due di prima, dove sono andati? Ah, ecco, ah sì, ok, sono loro, perfetto. Poi in giro io non ne vedo altri. Tipo, eh sì, c'è quello lì. E basta per il momento. Quindi facciamo fuori. Ah, lui c'ha il serbatoio di vampa. Quindi il modo migliore per farlo fuori è questo. Guardate lì come esplode. È stupenda sta cosa. Che cosa epica, mamma mia. Però c'è quello lì che ci ha beccato. Quindi via di qui. Stiamo qua. Stanno arrivando. No. Ok, per fortuna non mi ha preso. Anche lui c'ha il serbatoio di vampa. Però io lo prendo alla testa così. Grande. Che colpo. Ok, per il momento stiamo andando benissimo. Attenzione a quella gente lì che si avvicina. Mamma mia. State fermi lì.
Certo che, visto che lì sono più di uno, magari un bel colpo sul serbatoio farebbe, farebbe molto comodo. Così almeno magari ne colpisce due, esatto. Li ho uccisi tutti e due. Attenzione, lì c'è la vedetta. Due vedette. Non l'ho uccisa. Ora sì. Ok, ottimo. Ora rimane solo un bandito, mi sa. Che viene verso di noi. Maledizione. Forza, vieni qua. Ok, no, via, via. Quella è una bomba. E mi ha anche preso, mi ha anche preso. Ora facciamo attenzione prima di andare, perché potrebbe esserci altra gente. Anzi, secondo me c'è altra gente, però non la vedo tramite il focus. Strano però che da quella parte non c'è, non ci sia nessuno. E mi sa che è proprio così, non c'è nessuno. E boh, strana sta cosa. Ah, ok, mi sa che la battaglia dura sarà lì dietro. Mi sa proprio di boss fight enorme qua dietro. Perché questa... A cosa servivano i predecessori? Oh mamma, c'è quello. Non l'avevo mica visto io. Via dentro il cespuglio. Ok. Facciamo fuori lui velocemente. Via la testa. Oh. Vediamo dove c'è. Se c'è altra gente, dov'è? Ah, ok. Allora ci sono altre persone qua. E c'è anche un corruttore lì. C'è anche un corruttore. Oh mamma mia. Ok, qua ce n'è di gente, altro che no. Ma chi è che mi si avvicina così, che io sento passi? C'era una vedetta, che però dove è andata? Dove è andata la vedetta? Ah, eccola lì. Ma se io provo un bel colpo da qui? Tento il colpaccio? No, da qui non ci arrivo. Ok, uccisa. Attenzione perché... No, nessuno mi ha visto. Nessuno ha allertato. Bene, molto bene così. E quella... Come faccio a colpirla esattamente? Perché se si allontana così... No, l'ho mancata in pieno. Cioè, mancata in pieno non so se si dice. Però comunque avete capito. Vai. Ho allertato tutti, ma vabbè. Sono dettagli. Ok, per fortuna adesso non mi vede più. Però ci sono tutti gli altri. C'è il corruttore addirittura. E la vedetta mi ha beccato. Maledizione. Ok, l'ho uccisa. E gli altri ancora non mi vedono. Oh mamma mia. Io come faccio? No! Mi ha beccato il corruttore! Vai, colpo critico! Aiuto! Le pozioni! Via di lì istantaneamente, ok. Qui sta diventando un casino. Vai, colpiscilo! Ucciso. Ora, cerchiamo un nascondiglio, tipo qua, se magari non mi beccano. No, c'è questa maledetta vedetta. Mamma mia, che casino, quanta gente c'è qua. Maledizione, uno contro tutti. Ok, ucciso. No, via di lì, via di lì. Ho schiacciato per sbaglio una volta di troppo. Allora, se io mi fermo qua... No, c'è il maledetto corruttore che mi vede lo stesso. Usa questa maledetta pozione. Sono corrotto. Mamma mia, non ci posso credere. Devo fare come nell'ultimo combattimento in cui ho dovuto affrontare dei corruttori. C'è quella vedetta. Dicevo, devo fare come l'ultima volta in cui ho affrontato dei corruttori, perché se io tipo mi nascondevo per un po' non mi vedevano più, non sapevano più dove mi trovavo. Tipo adesso ce l'ho fatta, più o meno. Solo che se si avvicina, qui è un casino. Forse è il caso di ammazzare prima gli umani. Eccoli, si avvicinano. Poi pensare al corruttore.
Solo che sarebbe meglio farli fuori al primo colpo, non come ho fatto ora, maledizione. Vai col colpo silenzioso, forza così. Vai così. No. Sta per finire l'effetto della pozione anticorruzione. Se tipo sto qua, non mi vede, invece sì, mi vede. E come se mi vede. Via, 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 via. Qui sarà difficile nascondermi. Perché sa, perché mi sta attaccando. Via. Dov'è? Eccolo lì. Mamma mia, mi ha lanciato la roccia addosso, non ci posso credere. Ok, fermo qui. No, è inutile, mi vede. Devo cercare di allontanarmi. No, non così, non così. Allontaniamoci. Ci sono anche gli umani adesso, che mi hanno visto, mi stanno cercando. Oh mamma, quanto è veloce sto corruttore, oh. Vai, qui non dovrebbero vedermi. E invece sì. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Sì, così. Vuoi continuare a nasconderti oppure vieni fuori? Oh mamma, questo da dove arriva? Colpo silenzioso. Però mi ha visto il corruttore. Scappa. No! Mamma mia, quando salta così il corruttore è pericolosissimo. Vai così col fuoco, così almeno per un po' rimane lì. Però corri, sennò questo mi segue. Via, no, ma non posso rimanere qua bloccato. Ok. Umani non ne vedo al momento. Dai, forse qui un bel colpo silenzioso lo posso dare. Ah, quindi adesso mi sa che posso prendere, colpire l'altro serbatoio. Sì, eccolo lì. C'è l'altro serbatoio libero. Forza, colpiamo quello. Sì che ce l'ho fatta. Ho ucciso il corruttore. Mamma mia, incredibile. Verso la fine, quando ha ancora poche energie, gli si vede forse, è il nucleo, forse è quello che esce fuori dalla macchina, che si vede tipo in alto. È un altro, una specie di serbatoio, però mi sa che è il nucleo. E colpendo quello gli si toglie un sacco di energia. Io non so se l'ho colpito adesso, anzi forse no, forse ho preso gli altri due serbatoi. Però comunque quello lì è un bel punto debole che uccide la macchina. E io adesso mi sa che sto sbagliando strada, perché da qui non si sale. Cioè, sto sbagliando strada. No, forse no. Forse ci riesco lo stesso ad andare, sì. Ma esattamente, devo andare di qui. Sì che devo andare di qui, perfetto. Ma cos'è sto casino? Tanto qua c'è una... Ah, dei detriti antichi. Tipo un recipiente adesso abbiamo trovato. Ma qui dietro, da cui si sentono provenire tante esplosioni. Cosa c'è? Dobbiamo indagare sulle esplosioni. Adesso ho paura di vedere quello che c'è. Vediamo un po'. È quello! Ok, quelli sono i cosi che dicevo prima, che ci sono anche sui corruttori. Ma che cos'è quella macchina gigantesca? No, ok, qui c'è un'altra grande battaglia. Ah, quindi adesso non funziona. Ah, quello è il famoso sterminatore, ok. Deve essere uno degli sterminatori. Sì, esatto. Un nome azzeccato. Sì, appunto. Non entrerò mai in quella torre se prima non distruggo quella cosa. Ok, direi che questa grandissima battaglia, io non ci posso credere a quello che stiamo per affrontare, ce la teniamo per il prossimo episodio.
Direi che ci possiamo fermare. Sì, è come se ci possiamo fermare. È durato pure fin troppo questo video. Andiamo direttamente al falò. E nel prossimo episodio, mamma mia, ci aspetta una battaglia durissima, che io non so neanche come definire, perché è veramente uno sterminatore dovremmo affrontare, oltre che anche tutti quei cultisti, Guardate, poi avete visto quanto è gigante quella macchina, quindi non so cosa ci aspetta addirittura. Per questo video direi che ci possiamo fermare. Veramente pungente qui. Addirittura, ok. Ci vediamo allora nel prossimo video. Ciao a tutti!